Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei fantastici e gustosissimi fagottini di spinaci. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 2 rotoli di pasta brisée, rotonda o rettangolare, quella che avete va benissimo, 150 g di pancetta, 40 g di formaggio grattugiato, 100 g di mozzarella per la pizza tagliata a cubetti, 100-150 g di spinaci già cotti, lessati, ripassati in padella con uno spicchio d'aglio. Mi raccomando, strizzateli bene dalla loro acqua, il peso che vi ho dato è già degli spinaci cotti. Ci servirà del sale e preriscaldate il vostro forno a 180 gradi. Mettiamoci subito a cucinare. Ai nostri spinaci andiamo ad aggiungere la pancetta, la mozzarella per la pizza. Io lavoro tutto insieme in questa ciotola perché poi preleveremo poca quantità alla volta, andremo a inserire i nostri fagottini e il formaggio grattugiato. Aggiungiamo solo un pizzico di sale, non tantissimo perché li ho già sia salati che c'è la pancetta che è molto saporita, e andiamo a mescolare un attimo. Ora spostiamo gli ingredienti da parte. Ho srotolato il rotolo di pasta brisée con un coppa pasta oppure con un bicchiere. Questo è del diametro di 10 cm. Scegliete voi se li volete fare più piccoli, più grandi, utilizzate quello che avete in casa, va benissimo. Andiamo a formare dei cerchi lungo tutta la pasta. Cercate di stare vicino un cerchio all'altro, così da consumare, di non avere, scusate, tanta pasta residua da buttare via oppure da riutilizzare se volete fare dei fagottini più piccoli. Togliamo quello che non ci serve. Ora preleviamo un po' di composto dei nostri spinaci, usate pure le mani pulite, mi raccomando, un po' di pancetta, e ora richiudetelo su se stesso. Ripiegatelo partendo dal centro su se stesso, piegando tutte le estremità verso il centro. Se volete, per decorazione utilizzate anche un po' di spago e andate a chiudere il fagottino. Tagliate quelle estremità che non vi servono. Appoggiatelo su una carta da forno e continuate così con tutti gli altri. Eccoci qui, i nostri fagottini e gli spinaci sono pronti per andare in forno. Vanno nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Controllate sempre la cottura. Ci vediamo dopo per il risultato. I nostri super buonissimi fagottini di spinaci sono pronti per essere gustati. Questa è un'idea per un brunch, un aperitivo, con i vostri amici, con chi volete voi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non dimenticatevi che sul sito di cucinaconagnese.it trovate la lista degli ingredienti e il procedimento se li volete fare anche voi. Ci vediamo domenica prossima, noi andiamo a gustarceli. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.